Tre perle regalano tre punti importanti. La Fide di Sandria batte la Reale Cerana 3-0 al degli Ulivi. Le formazioni con Scanningella che passa al 4-2-3-1 con Esposito tra i pali. In difesa Ercoli, Ferrara, Bonin e Imputato. Mediana con Cancelli e Risolo. Avanti Jallov, Kragl e Fantacci. A supporto di Da Silva, Reale Cerana che risponde con il 4-3-3. Fidelis subito in vantaggio. Che gol di Da Silva dopo 2 minuti e 20 secondi. L'attaccante della Fidelis riceve da Kragl al vertice alto dell'area di rigore e scarica un diagonale potente che batte l'estremo difensore ospite. 1-0 al degli Ulivi che esplode di gioia. Al quarto Fantacci calcia dal limite, respinge Rendina, partenza sprint dei padroni di casa in maglia rosa. Cerrana vicino al pari al settimo quando Ndiaye riceve un cross in mezzo e la gira verso la porta, difesa da Esposito, palla di poco fuori. Ancora Da Silva al decimo che prova a ripetere la stessa rete del vantaggio, sfera questa volta al lato, pericolosa la Cerrana al 18esimo, azione confusa, sfera che arriva a Fabiano che di testa manca di poco il bersaglio grosso, traversa della Fidelis. Dopo 2 minuti Da Silva riesce a recuperare una sfera di forza e serve Risolo, il numero 21 da terra la gira Jallov che si gira e calcia colpendo il legno orizzontale. Raddoppio della Fidelis che arriva con un gran gol di Kragl. Risolo è messo giù, punizione da ottima posizione, il capitano bianco-azzurro tira una bomba e lascia di stucco Rendina. 2-0 al degli Ulivi al 21esimo. Primo tempo che scivola senza altri sussulti e si chiude sul 2-0 dopo un minuto di recupero nella ripresa. Stessi 22 in campo, Da Silva al 50esimo prova un diagonale che Rendina blocca in 2 tempi. Si rivedono gli ospiti con un colpo di testa di De Giorgi al 56esimo, comoda presa di Esposito. Al 69esimo Da Silva sale palla al piede e serve capitan Kragl che fallisce clamorosamente un rigore in movimento. 3-0 Fidelis che arriva all'80esimo, grandissima palla di Kragl che scarica per Fantacci, il numero 10 in corsa tira potente e buca Rendina per il tris. Poco dopo doppia occasione, prima per Cancelli poi per Gladestoni che trovano la pronta respinta di Rendina, vicino ad accorciare le distanze gli ospiti con una punizione di Samb che si infrange all'incrocio dei pali, traversa dei campani al 91esimo con un tiro di Allegra. Elefante trova una deviazione che sbatte sul legno orizzontale, ingenuità di Esposito che mette palla a terra fuori dei pali, ma dietro di lui c'è Elefante che gli ruba palla, il portiere Andrese evita la rete del 3-1 chiudendo la conclusione fuori aia con il braccio, ma l'arbitro non vede clamorosamente. Poi è sempre Esposito a superarsi su una conclusione del 33 campano dopo 5 di recupero. Tramonto al degli Ulivi, Fidelis che accorcia dal primo posto lontano solo 3 punti. Mister, la vittoria del suo coraggio si è presentato con un 4-2-3-1 in campo, tornando alle origini di questa squadra. Sì, avevo necessità di cambiare qualcosa questa settimana per cercare di sfruttare al meglio le nostre potenzialità offensive, e quindi ho deciso di mettere un altro attaccante al posto di un difensore, anche per, credo, destabilizzare un po' l'avversario, perché alla fine ci studiano, sanno quel modulo giocare, invece apportando delle modifiche possiamo un pochettino destabilizzarli,